cazzo il Dragon Ball Super 2? Ti seguo con la bomba. Per Dio, che mi rendo conto. Ma domande scomode, 100 bits per la domanda scomoda. Troppo così. Troppo. Vabbè, anche il Simo lo fa. Minimo di donazione 5 euro per la domanda scomoda. No, sto scherzando, sono proprio un burlone. Comunque, dopo Reddit, sai che cosa farò? La stagione nuova di Fortnite. Ma tu lo sai che non si può più costruire? Non si può più costruire. Non si può più costruire. Simone lo chiama che quando salta a destra e a sinistra fa parkour. Eh sì, ma è vero, perché adesso non puoi costruire, ma puoi salire su, cioè ti arrampichi. Grazie Delu per il Prime. Io sono mezzo contento perché non ero Delu sottolineatura e se si è riunito alla confraternita. World War col parkour. Solo per i primi 9 giorni. Ah, ok. Vabbè, domande scomode in chat. Domande scomode in chat. Farai altri tattoo? Che cazzo di domanda scomoda è? Che domanda scomoda, sì, certo. Quando la prima canna? Liceo artistico. Ah, da che età? Secondo superiore. Sei innamorato di Sissi? No. Non posso innamorarmi. Per contratto, lo so che si arrabbia. Grazie Matteo per il Prime. L'ultima volta che hai fatto sesso. M sottolineatura 4 TT terzo si è unito alla da solo? No, no, non da solo. Ah, è sabato. Scomodissima. Com'è andata sabato post Rocket con la tipa con cui ci provava il mio amico? Uno ha scritto che c'era Rocket sabato, mi sa. Grazie al Felix per la sub, benvenuto. Al Felix, sottolineatura si è unito alla confraternita. Vorrei rispondere in modo divertente, no, però no. Potete leggere il labiale. Ok. Ok. La sua domanda scomoda. Hai avuto un rapporto sessuale in discoteca? Dentro la discoteca? Sì. Veramente? Nei bagni del Rocket. Veramente? Che tra ma l'altro quelli sopra? Sì. Tra l'altro novità, a Rocket metteranno una mia foto nel bagno. Devo portargliela incorniciata e la mette. Altra domanda scomoda? Ma una data in Toscana no? Che domanda troppo scomoda questa. Allora ragazzi, messa... tempo al tempo, dai. Esatto. Ma scusami un attimo, ma mia domanda scomoda, ma come fai a... Nel bagno? Sì. È un rapporto... A 90. Certo. Ma quanto dura? Cioè, ti sei chiuso dentro? Sì. Ma ci si può chiudere il bagno di Rocket? Se, sta così. Ah, quella, no, cioè, tieni la mano tieni per non far entrare? Certo. C'è la mania tirata su, capito? Tutta testa, da qui a qui tutta testa. Io non le regole, legge solo. Hai mai provato a farti un autofellazio? Che cos'è? Un autopompino? No. Ti sei fatto Martina dell'Anna? No. Dirò solo verità se le domande. Sì, no, no. Ah, proprio. Peccato che devo andare, cazzo, mi sarei divertito. Hai mai messo la tua canzone Rocket? Sì, sono sì. I momenti più... Dove volo. Sì, sì, sale... C'è un bodyguard simpaticissimo che mi fa volare quando tu canti si mette sempre la... Dai, ti guarda così. Lasciami, per favore. Sì. Dai, scendo. Sì, poi invece fai i due pezzi e sì, poi... Sì, scendo. Cioè, Diego riesce a creare palcoscenici dove non ci sono. Cioè, si mette in piedi su console... Per il concerto c'è un limite di età se si è accompagnato il maggiorenne? No, non penso, Erika. No, io ho letto invece sì. Se si è accompagnato il maggiorenne, no. No, se sei accompagnato? Per il concerto c'è un limite di età se si è accompagnato il maggiorenne? No. Ah, no, no, no. Se non si è accompagnato il maggiorenne, 16 anni, mi sembra. Vai tutte le settimane al Rocket? Più o meno sì. Rapporto sessuale più breve? Da... Un minuto magari, e mezzo? Sì. Poverine. Poverine, ma... Beh, succede un minuto e mezzo, sei venuto, vai in aspetti un attimo e ricominci. Ah, e invece, ti è mai capitato invece di essere talmente sbronzo che magari fai... No, da sbronzo... Hai questo rapporto... Da sbronzo non esiste un minuto e mezzo.
Ah no, vai proprio martelli? Sì, 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 sbronzo. Sì? Sì, sì. Ma hai mai avuto il problema contrario da sbronzo? No, non me lo ricordo. Cioè, no, da sbronzo... Beh, nel caso... Da sbronzo mi ricordo che va bene. Sì, funziona bene? Cioè, lui rimane comunque... Mitico. Grande, quindi è un bro il tuo cazzo. Io e il mio cazzo siamo proprio migliori best friends. Ok. Oh, ho detto no, Martina Bertone, no. Ah, Martina Bertone, Martina Lana, avevo capito. No, no, in entrambi i casi no. No, è vero, contro... Cioè, sottoscrivo, sono sicuro anch'io. Altre? Tre domande? Ti sei mai fatto qualcuno di benvenga? Contando che hai iniziato con Crystal, sì. A parte le tue ex. Sì. Subito dopo la puntata? Prima. Però non dico chi. No, ovviamente non diremo chi. Meglio farlo da... Ma dai, no, non lo leggo. Ti sei fatto Giulia Paglianiti? No. No. Hai mai picchiato un bodyguard? Hai mai avuto una rissa con un bodyguard? No, mi hanno picchiato i bodyguard però. Non a Milano. Oh, fai il bravo, hai rotto il cazzo. No, cioè, allora, c'è sto utente qua che trolla sempre, però rompi il cazzo. Mi ha scritto anche su Telegram. Oh, guarda che io faccio finta. Ma perché? Ma niente, così. Per il meme. Sì, per il meme. Venerdì la Lady Ione era con voi, sì. Sì, sì. Lady Giorgia, anzi. Concerto più deludente a cui sei stato? Pochi, mi ha fatto pochi concerti se non per le aperture. Ah, tu sei andato poche volte a concerti come spettatore? No? Quasi mai, non c'avevo i soldi per andarci. Quindi speravo che mi chiamassero a casa prima. Ah, ok, capito. Hai rifatto il naso? Tanto ieri c'è anche Cristina, l'ho vista un secondo. Sì, non doveva presto ieri. Cristina, ha proprio fatto un salto e via. Meglio la Leotta o la Pagani, Leotta? Dico di mancare l'armadio o no? Ah sì, l'armadio dove dormivi? La direi di no, perché questo è un po' più largo, un po' più comodo. Saresti disposto a non scopare un anno per fare un pezzo con i Blink? Aia, bella questa, eh. Con i Blink con la formazione... Vecchia? Sì, Tom, Mark, Travis. Dai, cazzo, zio. Che i Blink tornano... Lo scelgo l'anno? Tipo quando ho 60 anni, da 60 a 61. No, i Blink tornano insieme. E fanno un pezzo con me? Sì. Ma io non devo scopare per un anno? Sì. Cioè tu non scopi per un anno e tipo da domani non scopi e il 22... Ma scopo, però posso fare tutt'altro? No, non puoi proprio. Ma quello andare a dormire con una tipa, con le coccole? Le coccole però senza eiaculare, senza che lei ti tocchi niente. E tu non puoi toccare, leccare niente. E poi proprio hai la session il 22 di marzo del 2023. Con loro tre che annunciano di tornare con un pezzo insieme a Diego Nasca. Dai, cioè. Bro, mi stai togliendo l'aria. Però zio, anche la musica è la tua vita e tu sei figlio dei Blink, porca puttana. Sei in crisi. Mamma mia, ma le coccole un po', cioè proprio coccole piccoline. Ah no, ti dico di più, se tu, attenzione, non sfociamo in cose che non vanno bene anche perché comunque è un periodo di potetuto. Tu però puoi andare coi maschi. Vabbè, se con i maschi intendi, tipo quella di... No, non quella di Euforia, no. No, perché è un maschio. No, no, ecco, ti rendo un po' minato, è una donna. È una donna. Non è totalmente operata, è una ragazza trans. È una ragazza trans. No. Quindi lei no? No, uomini. Uomini, no. Cioè, tipo Panetti, sì. Cioè, preferisco non fare sesso per un anno e fare un pezzo con i Blink. Ma ci sta, sei eterosessuale. Sì, no, va bene. Però dico, per qualche sfogo, se proprio a un certo punto non ce la fai... No, non succede. Ok. Però faccio un pezzo con i Blink, va bene. Ok. Vai, prossima domanda scomoda. Ti sei mai fatto qualcuno che è passato dal circo di Grimbald? Grazie, Lupetto Verde per 100 bits.
poi devo andare. Non mi sembra, mi sembra che no. Non lo so, tu sai. Secondo me forse qualcuno sì. Dimmelo. Domanda seria. No, non ho mai fatto corsi di seduzione. Aspetta. Secondo me per forza, sono passate talmente tante che secondo me qualcuno sì. Ah, certo. Sì. Luis Gianzito, grazie per i 3 mesi. Madrid. Sì. Offerta più grande che hai rifiutato. Amici. Jody è un fallito? No. È tutto tranne. Ti immagini? Tutto tranne che. Ti è mai capitato di vomitare addosso a qualcuna e limonare poco dopo? Hai mai limonato appena dopo aver vomitato? Sì, però dopo che non mi sono sciacquato. No, 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 dico e poi prendi la tripa. Ah, no, 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 che schifo. Mamma poverino. Mia, poverino, veramente. Diego. Metteresti un dito in culo a Jody? Ma che domanda è? Che rapporto hai con la neve? Guarda, la cocaina penso che sia la merda più de merda delle merde. E via, via. Anche... Ma lo dico sulle canzoni, fanculo la coca. Esatto, no, ma questo, ragazzi, io che in quest'anno l'ho conosciuto bene, vi confermo che non fa uso di cocaina. Assolutamente no. No, non stiamo scherzando, ragazzi. No, no, non, giuro. Proprio, perché a detta sua proprio è un effetto che non gli piace. E poi comunque è una roba veramente peso. Sì, sì, no, non drogatevi. Perché vi ho dato amici? Perché non mi sembrava la strada più giusta per il mio percorso artistico. Hai mai provato lo Xenny? Sì. Una merda anche quello. Sì. Solo ti immagini che dicessi no, non era male. No, una merda, una merda. Ok. Ti faresti male a mare di un tuo amico? Sì. Vabbè, dipende che mamma, cosa devo fare. Ah, avete mai confrontato il cazzo con qualcuno? Vabbè, io ho giocato 15 anni a calcio e... E dopo ce la facevamo tutti insieme dopo. Ma vi segavate a vicenda? No, no, però diciamo. Era più grosso il mio. Mamma mia, che brutta roba! Grosso. Brutta roba! Vabbè, ma erano piccoli. Quindi ancora si. Ancora doveva ingrandirsi. Sì, sì, ero lì ancora. C'erano tutti i presupposti per un miglioramento da parte di tutti. Esatto. Poi non ho più visto, quindi non è che li chiamo e faccio, bro, mi ricordo. Ma quindi il tuo cazzo. Ma quindi è cresciuto un pochino, è rimasto lì mignone. No, è rimasto quel cornetto. Avete mai toccato un cazzo con la caviglia? No. Rinunceresti una gamba o un orecchio? Cazzo. Un orecchio, zio. Ma io ce lavoro. Vabbè, un orecchio. Ah, però comunque sento. Certo, sì, un orecchio. Certo che senti. Ma no, senti perché c'hai solo il buco? Sì, sì, no, c'è, sì, sì. Cioè, dai, che domanda è. Ma come entra le AirPods? Però ti farai fare un impiantino che fai fare un 2-3 buchi dove agganci gli air monitor e tutte cose. Io ti sei messo a bisciare addosso viceversa? Guarda, ci sono i bagarini in chat. Cioè? Vendo 2 biglietti normali per la data del 7 aprile. Li posso fare anche 20 euro, non posso andarci per un imprevisto. Ragazzi, se volete i biglietti di HD Simper scriveteli. Però il secondary ticketing non va bene. Ma che è successo? Cos'è questo? Cos'è? Cosa vede? Ah, il microfono, cioè, ma che cazzo è? Sono impazzita. Completamente pazzo. No, ma c'è ancora? Ah no, ragazzi. Beh, sono pazzo. Io devo andare. Diego, grazie mille per questa ospitata. Quando vai? Ogni lunedì, quando vuoi passare. Dai, ragazzi, se a voi vi va bene, passo a trovare Diego ogni lunedì. Ha voglia, bro. Ah, dopo ti mando i soldi anche su PayPal. Sì, qui ho messo a posto via tutto, tutto in ordine, bello pulito. Me lo butti dentro la, sì, la cosa, lo sto lì che sono dopo la butto via io. Possiamo anche continuare a fare.